Coxavara congenita rappresenta il 10% di tutti i varismi del colon femorale ed è dovuta a una incapacità osteoformativa della cartilagine di accrescimento. Può essere monolaterale o con frequenza minore bilaterale. Si appalesa clinicamente con ritardo della deambulazione, zoppia, accorciamento dell'arto, atrofia muscolare, prominenza della regione trocantelica, atteggiamento in estera rotazione con ostacolo ai movimenti di abduzione e rotazione interna, assenza di dolore. La riduzione dell'angolo di inclinazione, assenza tra collo e diafisi, parismo cervico-diafisale. Il nucleo epifisario compare in ritardo ed è più piccolo della neurone. La cartilagine coniugale è ampia, ha le corse verticali, spesso biforcata nella sua porzione inferiore dalla presenza di un cuneo osseo intracartilagine. La linea di impianto del gran trocantere diventa orizzontale, così che questi sembra la diretta continuazione della diafisi e il suo apice può superare il tetto e giungere a contatto con l'ala iliaca.